parla con quella del dottor Battisti, d'altra parte nel bene e nel male noi ci siamo e quindi più o meno parliamo poi sempre delle stesse cose. Io volevo ringraziare la provincia di Roma, il suo presidente che è stato qui con noi. Devo dire che in questi anni raramente abbiamo avuto, cioè gli ospiti politici ce li abbiamo di spesso, però raramente abbiamo avuto un ospite politico che è rimasto per tutto il tempo dei lavori, e di questo io vi complimento e la ringrazio. E poi l'abbiamo fatto in provincia, potevamo farlo in regione, potevamo farlo al comune, perché come fondazione, come diciamo così, istituzione di volontariato, comunque vogliamo le istituzioni accanto. Quindi vi faccio un po' quello che diceva Walter, di non essere lasciati soli, ma anche di non avere la presunzione di poter intraprendere un cammino così problematico da soli. Quindi le istituzioni le vogliamo vicine e vogliamo collaborazione. E un'ultima cosa, io sono molto contento di come si è svolta la mattinata, che ancora non è finita, perché qui oggi c'è un grande spirito di condivisione, condivisione di emozioni, condivisione di esperienze, e credo che questo sia un ottimo segnale, un segnale molto importante che a noi come fondazione, che ripeto non sono io ma è un gruppo piuttosto allargato ed omogeneo, ci spinge in tante difficoltà ad andare avanti. Quindi vi ringrazio, ringrazio i relatori, ringrazio il presidente Zingaretti, ma ringrazio anche le persone che sono qui convenute, tantissimi sono amici, tantissimi condividono con noi l'esperienza di essere realmente sul campo a cercare di spingere, di creare, di implementare questa cultura dell'emergenza. Allora, brevissimamente, molte ombre e poche luci nel panorama della cultura dell'emergenza. Vi invito ad osservare l'immagine sulla destra, che è un disegno leonardesco, l'uomo di Vitruvio, perché poi alla fine ci sarà un paragone con un'altra immagine. Questo lo sappiamo, 60.000 morti l'anno, molti più di quanti ne uccide l'ictus, il tumore al polmone, il tumore al seno o l'AIDS. Ma dobbiamo toglierci subito un dubbio. L'arresto cardiaco è sempre uguale alla morte. Qui un po' mi avete spiazzato perché abbiamo messo le testimonianze all'inizio, quindi evidentemente sappiamo che è così. E ovviamente lo ribadiamo con forza. Ed è il motivo fondamentalmente perché tutti noi siamo qui oggi. Abbiamo un grande nemico, il tempo, lo ha detto Giorgio Battisti. Tutto quello che dobbiamo fare lo dobbiamo fare entro 4-6 minuti, se no basterebbe tranquillamente il soccorso istituzionale del 118, se avessimo un quarto d'ora, 20 minuti a disposizione. Basterebbe quello, ma non ce l'abbiamo, e quindi dobbiamo essere noi testimoni dell'evento, a dover agire. Evento che, vi ricordo, nell'80% dei casi colpisce, può colpire un nostro familiare, quindi la persona che potremmo trovarci a soccorrere potrebbe essere, statisticamente parlando, più facilmente un nostro familiare piuttosto che un perfetto sconosciuto incontrato all'esterno. E sempre il tempo a farla da padrone anche nell'utilizzo del defibrillatore. Ogni minuto che passa, il 10% delle vittime colpite da un arresto cardiaco muore. Se interveniamo entro un minuto, cosa che per esempio può succedere in ospedale quando facciamo i test da sforzo per vedere se c'è una cardiopatia ischemica, la persona pedala, ha un attacco ischemico, un infarto, si innesca la fibrillazione, il cardiologo, gli infermieri sono lì pronti col defibrillatore. 80-90% dei casi sono pazienti che riprendiamo. Ma ogni minuto che passa, il 10% di questa percentuale è decaduta. Lo diceva Battisti, l'85% circa degli arresti cardiaci è determinata non dall'arresto cardiaco in se stesso, che potrebbe far pensare a un cuore che è fermo, ma in realtà
ha un cuore che si muove in maniera incoordinata, convulsa, tanto da non essere capace di spingere quel sangue nelle sedi dove è necessario che arrivi in quantità adeguata. Questo è un video della fibrillazione ventricolare. Il cuore, vedete come batte in maniera velocissima, insufficiente, si applicano le piastre, passa la corrente elettrica e il cuore ricomincia a battere. Questo ovviamente quando tutto va bene. E questa è l'immagine che noi facciamo istruzione, che facciamo, abbiamo la presunzione di chiamarla cultura dell'emergenza, utilizziamo spesso, la chiamiamo la catena della sopravvivenza, direi anche la catena della solidarietà, proprio per usare un termine di cui già oggi si è parlato più volte. Quindi la rapida chiamata ai mezzi di soccorso, in Italia il 118, l'inizio della rianimazione cardiopolmonare, l'utilizzo del defibrillatore e l'arrivo del soccorritore istituzionale. Sono quattro step, quattro anelli, la catena sarà forte quanto sarà resistente ogni anello che la compone. Considerate che i primi tre anelli siamo noi, laici, siamo noi, comuni cittadini, gli attori di questi tre anelli, di questi tre momenti. Sono, credete, dei momenti fondamentali perché condizionano la sopravvivenza. Il soccorritore professionista, quando arriverà, se troverà la persona in vita, sarà in grado di dare un apporto importante. Ma se trova una persona che è in agonia e sta morendo, farà ben poco. E questo lo sappiamo perché laddove c'è stata questa esperienza, pensate negli Stati Uniti le prime esperienze sono partite nel 97, quindi siamo a quasi 14 anni con i casinò. I malpensanti dicono che le persone colpite dal arresto cardiaco dopo essere state rianimate sono state rimesse al tavolo perché chiaramente dovevano giocare. Vabbè, questa è una battuta, ma insomma sicuramente la necessità nasceva anche da questo aspetto, implementare il gioco e i risultati economici che il gioco determina. Ma si è parlato di aeroporti, questo l'aeroporto è di Chicago, siamo nel 99, viene iniziata questa esperienza di creare tutta una serie di postazioni dotate di defibrillatore all'interno dell'ospedale, dell'aeroporto, 33 defibrillatori piazzati inizialmente, che hanno consentito dei tassi di sopravvivenza altissimi. Si parlava dell'aeroporto di Fiumicino, e qui c'è Giuliano Altamura che è testimone di quello che io sto dicendo, i defibrillatori ce li ha, ma ce li ha nel pronto soccorso dell'ospedale, dell'aeroporto, sotto la giurisdizione del medico, con dei tempi di intervento che nella migliore delle ipotesi sono di circa 8-10 minuti, quindi questo la dice lunga sulla poi utilizzazione reale, sull'effetto che l'utilizzo di quel defibrillatore produrrà sulla vittima del arresto cardiaco. Qui siamo sempre a Chicago, vedete che qui si parla di percentuale del 61%, ma sicuramente anche qualcosina in più. La cosa caratteristica è questa, che negli Stati Uniti non c'è una legge che obbliga per cui per utilizzare il defibrillatore bisogna aver seguito un corso. Il comune cittadino, anche senza aver seguito un corso, può utilizzare il defibrillatore. In America è più semplice, lo diceva Walter, perché esiste sicuramente una coscienza di ciò che è pubblico diversa da quella che c'è in Italia. Quindi in Italia sarebbe probabilmente poco attuabile una possibilità di questo genere, negli Stati Uniti lo è. Persone che non avevano mai avuto rudimenti di rianimazione cardiopolmonare hanno utilizzato tranquillamente il defibrillatore e hanno salvato persone, quindi questo la dice lunga anche sulle caratteristiche di semplicità e di facilità di utilizzo di questo apparecchio. Queste sono le percentuali di sopravvivenza, laddove ci sono progetti che prevedono la presenza del defibrillatore e soprattutto l'abitudine a gestirlo, a utilizzarlo, eccetera, la sopravvivenza è altissima. Rispetto alla media degli Stati Uniti, vedete, pari al 7%, laddove c'è stata questa sensibilità, la percentuale è veramente enorme. E qui siamo nelle scuole americane, un lavoro uscito un anno e mezzo fa,
uno studio osservazionale su oltre 500.000 persone, tra studenti, studenti atleti, insegnanti, personale non docente, scuole dove c'era il defibrillatore, dove era stato previsto un piano per l'intervento di personale laico che sapeva utilizzare il defibrillatore, pensate, una sopravvivenza di studenti pari al 65% e di non studenti pari al 63%. Quindi la dimostrazione, la prova provata che se esiste la sensibilità, se esiste l'addestramento e se esiste il defibrillatore, le vite si salvano. Quindi non dobbiamo dimostrare niente, dobbiamo utilizzare semplicemente esperienze che ci vengono da chi le ha fatte prima e da chi le ha elaborate e studiate precedentemente. E quindi allora cosa bisogna fare? Implementare la cultura dell'emergenza. E qui mi sono sbilanciato un pochino sulla definizione della cultura, che può avere due accezioni, una antropologica e una umanistica. Direi che compendiando la sintesi potrebbe essere che cultura significa sviluppo dell'individuo all'interno di un gruppo sociale che in conseguenza delle reciproche influenze risulta finalizzato alla creazione di un'azione, un modo di vivere e di pensare. E quindi come agire sulla cultura dell'emergenza? Quali tappe affrontare? Ce ne sono diverse. Sicuramente il primo punto è il voler fare, quindi avere la voglia di impegnarsi in qualcosa, predisposizione d'animo, quindi tutto ciò che ci spinge a superare gli egoismi della nostra società, l'indifferenza tipica della nostra società, ci perviene e si trasforma in predisposizione d'animo. E poi le conoscenze del problema. La sensibilizzazione, qui i mass media possono darci una mano incredibile, fondamentale, parlando nei modi giusti di quello che è l'argomento, e poi il saper fare, quindi l'addestramento, i periodici retraining, la legge stabilisce che ci si riaddestri dopo circa un anno alle manovre che abbiamo imparato in un corso che dura semplicemente 5 ore, e poi i dispositivi di legge, quindi sappiamo che esiste già una legge, che è quella del 2001, che ha dato all'Italia questa possibilità che anche il non sanitario possa utilizzare un apparecchio che è un apparecchio elettromedicale. Quindi è stato un segno di evoluzione importante. Non tutti i paesi europei ancora oggi danno questa possibilità. Però era una legge monca, perché per esempio non stabiliva dove dovevano essere messi i defibrillatori. E allora c'è, come diceva l'amico di Virgilio, c'è una nuova legge di cui lui è stato il primo promotore nella precedente legislatura e l'ha riproposta, ma sono passati più di 3 anni e questa legge non riesce a vedere la luce, una legge su cui tutte le parti politiche sono concordi, c'è un atteggiamento assolutamente trasversale, però non viene approvata. E quindi questo è motivo di grande disconforto per quanto riguarda proprio le associazioni che si occupano di questa problematica, quindi anche a nome loro, a nome del Conacuore, a nome dell'associazione Insieme del Cuore, dell'IRC, di tutte le associazioni che si occupano di questa cosa, io rivolgo l'appello affinché si faccia presto, perché ogni 10 minuti muore una persona di arresto cardiaco e forse qualcuna potremmo salvarla in più se avessimo una legge adeguata. E poi la legge del buon samaritano, che tutto sommato invoglia, incentiva a soccorrere, ad aiutare gli altri, quindi non incappando in possibili conseguenze di natura legale. Ma dove la facciamo penetrare questa cultura dell'emergenza? Sicuramente a scuola. I nostri giovani studiano tantissime materie, non vedo perché non si possa fare un corso di 5 ore per i nostri ragazzi. Forse sarebbe anche un antidoto al bullismo imperante, all'egoismo, insegnare che esistono anche gli altri, che sono importanti gli altri, che questi altri si possono salvare se noi ci approcciamo generosamente nei loro confronti, credo che sia un ottimo mezzo per scongiurare anche atteggiamenti che poi porteranno nel futuro alla violenza e quant'altro. Lo sport. Lo sport è un altro mondo dove questa cultura può facilmente diffondersi. Il mondo del lavoro: ci sono arresti cardiaci molteplici che si verificano nel mondo del lavoro, quindi anche la protezione dell'ambiente di lavoro è importante, la sicurezza, la legge 626, 81 e via dicendo.